Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbald, siamo qui tornati con un nuovo video, un nuovo episodio di FIFA 18 con la nostra carriera allenatore con il Benevento. Esattamente siamo all'undicesimo episodio. Allora, come vi dicevo anche nel decimo episodio, oggi, come vediamo dal calendario, andiamo a farci ancora tre partite, quindi Atalanta, Milan e Udinese, e poi andremo avanti nella prossima puntata. Quindi faremo sempre tre partite a episodio e metterò sempre le azioni veramente veramente importanti, oppure quando dico qualcosa che penso che sia importante. Vabbè, comunque non importa. Lasciamo perdere. Andiamo subito a farci la prima partita contro l'Atalanta. Siamo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, quindi dentro con la partita. Vai. Eccoci qui dall'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Io ho cambiato i nomi di tutti gli stadi, ma sempre stadio classico. Allora, vediamo un po' se riusciamo a vincere questa partita, o almeno a portare a casa dei punti in tutte e tre le partite. L'episodio scorso abbiamo vinto contro la Lazio, contro il Sassuolo e contro la Juventus a Torino, quindi tanta roba. E cominciamo la partita. Vai. Bravo Parigini per Memuscioi. Memuscioi, mamma mia! Berisha si salva. Non ha tirato proprio bene bene, però. Costa! Mamma mia, ragazzi! Stiamo andando dentro bene, eh. L'Atalanta però è forte. Molto forte. Bravo, Cipsa. Sì, Parigini. Dentro per Cutrone. Cutrone! Berisha! Mamma mia, Berisha già due miracoli. Due belle parate, diciamo. E finisce qui il primo tempo. Un primo tempo buono da parte del Benevento, ma l'Atalanta sta facendo la partita. Mai così pericolosi, eh. Abbiamo tirato forse di più noi. Però, poca roba. Infatti andiamo a vedere un attimo i dati partita. Possesso palla per l'Atalanta. Abbiamo tirato 6 volte e 3 in porta noi, loro 0. Però stanno facendo la partita e prima o poi il gol lo fanno, soprattutto su FIFA che sappiamo com'è, no? Andiamo dentro con il secondo tempo, vai. Aja Pong. Bravo Aja Pong. Cutrone per Cipsa! Mamma mia, cosa ha sbagliato Cipsa! Che cosa ha sbagliato? Vabbè, dobbiamo farlo sto gol, perché secondo me lo prendiamo. Bravo Cutrone che si libera. Ci prova col sinistro Cutrone, Berisha. Mamma mia. Cutrone c'ha un tiro che... Comunque, facciamo altri due cambi. Nulla da fare. Partita da 0-0, purtroppo. Oddio. Per quello che abbiamo fatto noi, meritavamo qualcosina in più. Però va bene così, un punto l'abbiamo portato a casa, a Bergamo. Guarda lì. Mamma mia, no, non riguardiamo i replay, per favore. Allora, infatti zero tiri in porta da parte dell'Atalanta, noi 7. Berisha e i difensori hanno fatto il resto. Comunque, andiamo avanti. Eccoci qua per la seconda partita di oggi. Benevento-Milan, anche questo è un test molto importante, soprattutto perché Calabria e Cutrone giocano contro la loro ex squadra, quindi vorranno fare bella figura sicuramente, ma oltre a questo, il Milan è anche quindicesimo in classifica, ha 6 punti da noi, quindi
Li abbiamo staccati di 6 punti. Mamma mia, il Milan sta facendo paura. Sono reduci da un pareggio nell'ultimo Belle minuto che le andranno terze maglie lontano del da Milan, casa. nere. Vengono da uno scialbo 0-0. Andiamo dentro con la partita, Credo che vai. le cose cambieranno molto in questa partita. Subito Cutrone. Subito Cutrone contro il... Mamma mia. Cutrone Eccolo, ha già fatto capire centrocampista. che vuole essere Lascia aggredire protagonista in questo anche di questa momento i quattro partita. centrocampisti a Roma. Iemmello, Cutrone si gira! Donnarumma. Uno dei due vertici del È ritornato Iemmello in attacco. Roma. Sì, tu. Attenzione Cutrone. Cutrone la mette dentro per Iemmello. Bonaventura, che cosa ha preso? Fallo! Fallaccio di Bonucci. Qui il giallo non glielo leva nessuno. Ha spostato un equilibrio. Ormai è vecchia sta battuta, però Rimediare un giallo dopo sempre pochi bella da minuti dirle. non è certo il massimo. Cosa ha provato? Sulla corsa Cipsa per Cutrone, si gira Cutrone. Che tiro brutto veramente. Però come si è girato? Era più facile fare gol che sbagliarsi in quella Purtroppo posizione, davvero sì. un errore imperdonabile. Bravo Cipsa. Cutrone, bravo Cutrone per Iemmello. Iemmello! Donnarumma. Risponde sempre presente. Ciciretti per Cipsa. Iemmello, ancora Cipsa. Si inserisce Cipsa. Donnarumma. Calabria. Cipsa. Fa correre Iemmello. Per Cutrone, subito! Mamma mia, mamma mia. Pallone che finisce sul fondo. Allora, purtroppo a questo punto la registrazione si interrompe improvvisamente, io non me ne accorgo e da questo momento in poi, fino a metà quasi della prossima partita, non c'è il video della partita. Purtroppo si è interrotta la registrazione e io non me ne sono accorto. Comunque, questa partita finisce in pareggio 1-1. Il Milan va in vantaggio dopo che noi sbagliamo un calcio di rigore con Cutrone, prendiamo il palo e al 93esimo Iemmello di testa la butta dentro con una papera di Donnarumma. Quindi finisce 1-1. La prossima partita è con l'Udinese, praticamente la vedrete da quasi metà gara. E andiamo in vantaggio con Cutrone con un Eurogol che vedrete alla fine. Scusate per questo disservizio, ma purtroppo l'Xbox ha smesso di registrare. Buon proseguimento. Dunque, Udinese 0 Benevento 1, siamo al 54esimo e ha segnato Cutrone un gol epocale. Ok, comunque riprendiamo. Scusate, ma mi si è ho visto adesso che non c'era più la banda della registrazione. Vabbè, riprendiamo. Calcio d'angolo per noi. Dentro Attenzione alla parata di Cutrone. Iraola, Scuffetta. era sicuro che Scuffetta. Cutrone avrebbe Cutrone. Cutrone la mette dentro. Cipsa di testa. Scuffetta. Cutrone avrebbe messo la palla dentro il tappeto di Pure O Scuola del scuffè, portiere. come Non preferite. facciate di difficoltà al pivot. Buono il recupero. Ma non tocchiamo più palla. Siamo stati distratti dalla registrazione che si è interrotta. Palla indietro. Attenzione alla traversa! Che tiro ha fatto? E pallone. Sì, Parigini! Attenzione Parigini! 2-0! Assist di Cutrone. Bellissimo l'assist. Che non volevo fare. Perché io qui la volevo dare al centrocampista e invece FIFA ha detto no. Guarda che se tu cioè io ho deciso che Parigini deve segnare, quindi l'inserimento è perfetto e io ti faccio fare questo assist. Va bene così, va benissimo. Quando lo script è a favore nostro va bene. Ok, 2-0, penso partita chiusa ormai. A Udine. Cutrone, ancora lui si destreggia benissimo. Scambi stretti. Parigini per Cutrone che incrocia sul secondo palo. E finisce qui 2-0. È arrivata finalmente la vittoria dopo due pareggi Pensavo che sarebbe
Vabbè, il primo pareggio contro l'Atalanta ci stava, il secondo contro il Milan assolutamente no, perché vabbè, lasciamo perdere. Comunque, adesso vediamo. Vi faccio vedere il gol di Cutrone, perché se nel caso non l'avesse registrato, come credo che non abbia registrato, merita di essere visto. Occhio al suo movimento. Avanza, palla, parte il tiro. Mamma mia, ragazzi. Che gol. Che gol. Guardalo lì. Dai 20 metri dove l'ha messa. Va bene. Quindi andiamo avanti. E Udinese un tiro in porta, giustamente. Io direi che le nostre tre partite sono finite e possiamo concludere qui questo 11° episodio della carriera allenatore con il nostro Benevento su FIFA 18. Nel prossimo episodio, vi faccio vedere, andremo ad affrontare ancora l'Udinese fra 3 giorni, però in Coppa Italia questa volta, poi la Spal in campionato e il Genoa in campionato. Quindi faremo queste tre partite e poi magari vediamo se riusciamo a fare anche quella con il Chievo Verona, così almeno arriviamo a fine dicembre e comincerà il mercato dove noi non potremo fare assolutamente nulla, però cercheremo di fare qualcosina, vediamo. Comunque io vi invito come sempre a lasciare un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete il video che è molto importante se vi è piaciuto, quindi fatemi conoscere anche a chi conoscete. Scusate il gioco di parole. Ci vediamo con un prossimo appuntamento di FIFA 18 con la carriera allenatore con il nostro Benevento. Un saluto a tutti da Asbrand.